possiamo partire con le premiazioni. Invitiamo Franco Gasparo. Gasparo Franco, grazie qua con me. E ci tocca venire pure l'anno prossimo, ci tocca venire da detentori, eh. Allora partiamo un attimino con i ringraziamenti di rito. Ringraziamo il Centro Sportivo Tor Conca per l'ospitalità in questi giorni. Vediamo Igor, vieni un secondo. Igor che è il custode del campo, che è quello che bene o male ha fatto le pulizie nei curatoi, ha dato sempre il campo pulito, l'ha bagnato, forse oggi anche un po' troppo. Grazie a lui in nome di Tor Conca per questa ospitalità. Un altro applauso doveroso è al settore arbitrale. Abbiamo avuto tre arbitri che sono alternati per questo torneo, il presidente Franco Gasparo che è qua alla mia destra, un applauso per lui, grazie. Un applauso all'arbitro della finalissima, Maurizio Stanetti. Un applauso anche a Navarro che per la prima volta è venuto con noi qui a un torneo nazionale cattolico, quindi grazie e complimenti. Ecco, un ringraziamento, un applauso invece va a tutti voi protagonisti di questo torneo per aver rispettato volentieri lo spirito di tutti. A testimonianza di questo spirito sportivo non c'è stato neanche l'espulsione, pochissimi problemi, quindi complimenti veramente a tutte e cinque le formazioni. Bene, passiamo allora alle premiazioni, invitiamo Alessandro venire qua al mio fianco, premiamo la quinta squadra classificata, Real Milano, un bel applauso. Classificata Vimercate Milano, un bel applauso anche a Vimercate. Terza squadra classificata Amatori Vasto. Oh, venite qua tutti per favore. Complimenti a tutti i partiti della Cattolica.
saperne questa spirito, scusate, c'è una rettifica sul premio del portiere, nuova classifica, scusate. Non lo so, penso di sì. Grande! Fanno un po' e poi vengo da te! Andiamo così! Armando! Aspetta! Ragazzi, dobbiamo andare a mangiare! Calcio mercato, ciao Siamo con il capitano della squadra Cinturini di Collo, allora grande euforia vedo tra tutti i ragazzi, complimenti per questo primato veramente importante per voi, cosa mi può dire mister? Ma devo dire che ho una squadra di gente fortissima, fuori dal campo soprattutto e poi anche in campo. Una bella finale, qualche piccolo battibecco all'inizio, poi avete giocato veramente bene, quindi penso avete meritato questa vittoria. Beh, quella è un po' la tensione, poi dopo piano piano si entra in partita e ci si concentra. Comunque complimenti soprattutto per il gruppo e per come sono fuori del campo. Una grande fair play anche sul campo, ho visto anche la fine, bellissima premiazione con il passaggio di consegna che il Conte è uno detentore di questo titolo. Sì, e adesso sarà dura l'anno prossimo riconfermarci, anche perché... Quindi la prenotazione è già fatta per il prossimo anno? Sì, già fatta, sicuro, già fatta. Ok, grazie e buon rientro a casa. Ciao. Grande raga! Hai scommesso! Vabbè, io sei la voce. No, non è lì, devo fare la voce medica. Nessuno! Un applauso a Martino! Vi aspettiamo per i prossimi campionati sport di calcio 5, calcio 7, calcio 11. I campionati dove il fair play conta per davvero. Was that me the cool one? Or some other day.